Un blog sul passato realizzato da chi guarda al futuro, come gli alunni del liceo Filippo Masci di Chieti. Si chiama La valigia dei ricordi ed è una narrazione virtuale sui temi dell'immigrazione al centro dell'omonimo evento che si è svolto all'auditorium del Museo Universitario di Chieti. A parlarne è Alessandra Melideo, professoressa del liceo Masci e curatrice dell'evento. Il progetto si propone la finalità di sensibilizzare le nuove generazioni a una tematica che ha da sempre connaturato la storia dei popoli, la tematica dell'emigrazione. Ma questo convegno in particolare vuole parlare di un progetto, un'iniziativa del Ministero degli Affari Esteri che ha indicato il 2024 come appunto l'anno delle radici, proprio per incentivare anche i discendenti appunto delle persone che si trovano all'estero di prima, seconda, terza generazione a ritornare ad investire praticamente in Italia e quindi a riqualificare quelle che sono delle zone che hanno subito uno spopolamento e in modo tale che anche i flussi migratori diventino una risorsa, motivo di risorsa e non solo motivo praticamente di povertà oppure di desolazione. Al convegno sono intervenuti Licio Di Biase, storico e scrittore, il giornalista Ugo Iezzi, vice direttore del giornale online La Gazzetta di Chieti, lo chef Santino Strizzi, vicepresidente dei Cuochi di Villa Santa Maria, Tony Zitel, giornalista presidente di ANEC Abruzzo e Molise e autore del romanzo Il giallo nel verde, Gabriella Dorazio, titolare dello storico Caffè Vittoria di Chieti e l'editore Marco Solfanelli. Come sono stati scelti gli ospiti di questo evento che dialogheranno direttamente con gli studenti presenti in sala? Ma gli illustri ospiti sono stati scelti perché hanno dimostrato una passione per un elemento identitario della nostra cultura, cioè la cucina, quindi la cultura enogastronomica e soprattutto il Made in Italy, che è un brand, costituisce un vero e proprio brand. Tante persone immigrate hanno esportato la cucina italiana aprendo catene di ristoranti e quindi sono stati scelti proprio per parlare della loro esperienza professionale, ma anche della loro esperienza in qualità di scrittori, quindi hanno lasciato traccia e memoria attraverso la scrittura dell'elemento identitario della nostra cultura, cioè della cucina italiana.